Eccoci qua, buonasera, uno speciale particolare. Dovevamo comunque farlo perché stiamo seguendo, vogliamo seguire sempre con attenzione quello che succede tra Spagna e Catalogna. Tra l'altro stasera ci sarà poi un grande film sulla guerra di Spagna degli anni 30, Terra e Libertà di Ken Loach. Ma l'incalzare dei fatti italiani ci ha indotto a parlare innanzitutto di quello che sta succedendo da noi. È vero che proprio in quegli anni 30 che saranno rievocati nel film di Loach, un fuoriuscito, un grande antifascista italiano, Carlo Rosselli, aveva detto oggi in Spagna e domani in Italia. Ma qui quello che sta succedendo in Spagna è molto diverso dai fatti nostri. Due democrazie alle prese con due crisi completamente diverse. In Italia, come si sa, c'è un durissimo scontro attorno al Parlamento e dentro al Parlamento sulla legge elettorale, rispetto alla quale, fatto inedito in democrazia, il governo ha deciso di porre la fiducia. E siamo, come si sa, a sei mesi dalle elezioni, da quando comunque sarà finita la legislatura e si tornerà a votare. Questo ha portato a durissime polemiche e a un comportamento adeguatamente duro dell'opposizione. Ne parleremo di tutto questo prima di parlare del caso spagnolo, e sulla Spagna abbiamo molte cose da mostrarvi e da dirvi. Prima di tutti saluto Alessandra Sardoni, che è davanti al palazzo di Montecitorio. Alessandra, possiamo dire che c'è incertezza oppure sono i soliti giornalisti che dicono, che fingono che ci sia ancora qualcosa in bilico per tenere desta l'attenzione? Ovvero, la vera partita, che è quella di domani e che potrebbe slittare a dopodomani, quella del voto finale per la legge elettorale, che quello sì sarà a scrutinio segreto, con la possibilità che ognuno voti secondo coscienza o convenienza. È davvero quel voto finale a rischio per quanto riguarda il governo, che poi fra l'altro rischierebbe di cadere se quel voto andasse male a dispetto di quelli che sono i numeri sulla carta? Allora, stando alle voci ufficiali della maggioranza e anche di quel fronte allargato, perché ricordiamo che c'è una maggioranza ampia favorevole a questo Rosatellum 2, al Mattarellum al rovescio, come lo vogliamo chiamare, comunque alla legge elettorale sulla quale è stata posta la fiducia su tre articoli di questa legge elettorale, stando alle voci ufficiali non, in realtà non ci dovrebbero essere problemi, perché i numeri sono schiaccianti, la maggioranza è là, comprende appunto anche le opposizioni. Però ci sono delle incognite, perché poi nelle dichiarazioni, quelle che si raccolgono in transatlantico, quelle che sono un po' battute e poi però non sono tanto battute, invece una preoccupazione si coglie. Per dirne una, oggi era Matteo Orfini, presidente del Partito Democratico, a dire: ma siete tranquilli? Beh, tranquilli però non usate questa parola, perché non si sa mai, perché comunque le incognite ci sono, non si compongono, diciamo, in una regia, su questo sono tutti concordi. Non c'è, come dire, un possibile fronte di complotto, però ci sono tante spinte diverse e queste spinte possono poi creare qualche problema e mettere a rischio. Naturalmente i numeri sono schiaccianti, i franchitiratori dovrebbero essere tra i 120 e i 130, naturalmente si può giocare sulle assenze, le presenze, queste cose qui, però comunque sono numeri molto importanti e vorrebbe dire che ci sono grossi problemi sia dentro il Partito Democratico sia dentro Forza Italia. Però è chiaro che con il passare delle ore, anche oggi è passata da poco anche la seconda votazione di fiducia, quella sul secondo articolo, ed è passata con 308, la prima era con 307, quindi con un voto di differenza, domani mattina ci sarà la terza, quelle non sono in discussione, però noi sentiamo, stando qui anche, diciamo così, registriamo un'ansia crescente. Naturalmente ci sono anche le speranze del fronte contrario a questa legge, del fronte che si oppone anche al metodo della fiducia, che è la cosa maggiormente contestata, come abbiamo visto, raccontato e documentato anche con tutte le immagini dei servizi dalla piazza. Forse qualcosa di più ci potranno dire dei protagonisti anche di questo clima e di questi numeri. Perché tu sembri sola, ma non lo sei. Numeri che appunto...
Ma non lo sono in realtà, perché qui accanto a me c'è Emanuele Fiano che di legge elettorale si è occupato assai, ce n'è anche una delle varie edizioni che porta il suo nome, Fianum, però questo latinorum, come si è detto, delle leggi elettorali veramente è un po' così, non è il massimo. E poi hai anche... Fiano, poi, scusami Alessandra, poi hai e poi anche, ho nella, anche nella ho zona... Anche, sì. Chi c'è? Anche in zona c'è Paola Taverna, che è senatrice del Movimento 5 Stelle, quindi non partecipa direttamente a questa battaglia parlamentare, ma è invece stata una delle voci forti della protesta in piazza oggi. E naturalmente poi, se dovesse passare qui e filare tutto liscio, diciamo, compresa la votazione a scrutinio segreto, il voto finale, quindi licenziare il provvedimento, poi sarebbe naturalmente protagonista del passaggio invece al Senato, che potrebbe avere un'accelerazione, ma poi questo anche al Senato, poi questo magari lo chiederemo a lei, però intanto io comincerei, se sei d'accordo, certo, con Emanuele Fiano proprio su questo elemento del rischio di questa votazione segreta, se la paura c'è, se il PD è blindato, se c'è il rischio di una riedizione dei 101, che però dovrebbero essere molti di più dei 101. Buonasera direttore. Buonasera. Ma, sarà il momento della verità. Sarà il momento della verità, il voto finale, che sarà un voto segreto. Io penso che ognuno dei parlamentari che ha sostenuto questa legge, che fa parte dei gruppi che hanno sostenuto questa legge, una maggioranza molto ampia che supera i 400 deputati, debba essere conscio del rischio che corre il Paese nel caso dovesse fallire anche questo quinto tentativo di questa legislatura di portare al Paese una legge elettorale fatta in Parlamento. Metteremo il Paese in condizione di andare a votare con due leggi uscite dalla Corte Costituzionale, totalmente disomogenee tra loro, tra Camera e Senato, certamente non in grado di offrire un quadro omogeneo di risultato politico tra i due rami del Parlamento. E dunque io penso, la mia opinione è che il senso di responsabilità prevarrà. Se dovessero esserci, secondo me, un numero addirittura superiore forse a 130 franchi tiratori, quelli che servono, scendendo da 410, 420, quanti sono i voti di coloro che sostengono la legge, per far vincere i no al voto finale, sarebbe un risultato politico catastrofico, e chi se ne assumesse la responsabilità dovrebbe essere conscio di che cosa avrebbe di fronte questo Paese, sia come crisi di governo, sia come rischio per il futuro. Ma chi avrebbe il colpo peggiore? Il governo, nella persona di Paolo Gentiloni, che è uscito un po' ammaccato da questa storia della fiducia, o il segretario del Partito Democratico Matteo Renzi, che abbiamo sentito molto restio a parlare di legge elettorale in queste ultimissime ore, anche oggi presentando il libro di Piero Fassino ha detto soltanto un paio di frasi, insomma, sì, il Rosatellum è meglio del Consultellum, la fiducia l'ha messa anche De Gasperi, ma non è andato oltre. Ma la mia opinione è che il rischio maggiore lo corre il Paese, perché andremo a votare con due leggi, una per il Senato e una per la Camera, completamente diverse tra di loro, contravvenendo il monito del Presidente della Repubblica che ci ha chiesto di armonizzarlo. In una si premia la coalizione, nell'altra niente, in una ci sono le preferenze, nell'altra le liste bloccate, in una c'è una soglia all'8%, nell'altra al 3%, entrerebbero partiti diversi in Parlamento tra i due rami, quindi il rischio maggiore lo rischierebbe il Paese. Ovviamente il Partito Democratico e il Governo, che sono i protagonisti, le forze maggiori, la forza maggiore del PD che esprime il Governo in questo frangente, ovviamente ne riceverebbe un colpo molto grave. Allora, non so se avete delle altre domande dallo studio. Un po', un attimo, la preghiamo Fiano di ascoltare un attimo, perché ho davanti a me due vecchie volpi, una in senso stretto e una in senso lato, perché Tommaso Labate è un po' più giovane. Mario Secchi, io sono quella in senso stretto. Tu sei in senso stretto, anche se hai una quindicina d'anni meno di me. Ma Tommaso, comincio da te, così largo ai giovani. Il problema per Fiano e per il PD e per la maggioranza e per il governo può essere anche il fuoco amico. E qui, giovani e meno giovani, arrivo al meno giovane in assoluto. Questa legislatura è iniziata nel segno di Giorgio Napolitano, rischia di avere un boomerang finale nel segno di Giorgio Napolitano.
Vuoi ricordare perché? Ricordiamolo il perché. Perché inaspettatamente quello che è stato, come dire, la tessera numero uno delle riforme istituzionali targate, diciamo, Renzi, cioè lo sponsor principale della riforma e anche del referendum, di fronte a quella che si prefigura adesso come la seconda battaglia istituzionale più importante, cioè quella del cambio della legge elettorale, si è schierato completamente dall'altra parte. Perché Giorgio Napolitano ieri si è espresso in un piccolo particolare della legge tutt'altro che significativo, a cui ha risposto fra l'altro anche Fiano, cioè quello che riguarda l'indicazione del capo politico del Premier, okay, anche se tecnicamente non è così nella legge elettorale, dicendo che non va bene, e soprattutto oggi ha dato un'altra bel cazzottone tutt'altro che lento alla legge elettorale, prefigurandone addirittura un terzo, cioè il fatto che lui durante il dibattito che ci sarà al Senato Napolitano si farà sentire. Ogni volta che Napolitano prende la parola nelle aule delle Camere ovviamente lascia un segno importante. Tu poi dicevi giustamente che notte sarà, per noi due probabilmente sarà una notte tranquilla, non lo sarà per Paolo Gentiloni, perché Paolo Gentiloni, accettando la richiesta del PD di procedere a un voto di fiducia sulla legge elettorale, si mette in scia di quei tanti precedenti citati che vanno ovviamente da Mussolini a Renzi, e non è già un bene, ma smentisce non solo se stesso e quello che aveva detto nel suo discorso di insediamento, cioè non metteremo mai la legge elettorale, il governo rimarrà fuori, ma addirittura smentisce quello stile Enrico che comunque tanto bene gli ha portato, l'understatement, il rimanere sotto il pelo dell'acqua, il rimanere fuori dalle questioni della maggioranza, è stato premiato non solo dai suoi oppositori che comunque anche quelli più feroci antirenziani hanno riconosciuto in Gentiloni uno scarto, ma anche dai sondaggi demoscopici. Che succede se Gentiloni domani fallisce addirittura una prova che neanche voleva? Ti cito soltanto tre grandi problemi. I parlamentari del nord del Partito Democratico, che con questa legge elettorale vedrebbero la loro elezione a rischio. I parlamentari del sud invece di Forza Italia, che si trovano con lo stesso problema speculare, perché essendo Forza Italia come coalizione forte al nord con la Lega e il PD forte al sud, i diversi oppositori che volevano un voto nazionale, ovviamente nel segreto dell'urna uno si domanda, visto che comunque resta tra me e me, perché nel segreto dell'urna ci sono solo io, come mi regolo? E che l'alternativa è comunque il proporzionale. E no? Che l'alternativa è comunque il proporzionale, cioè stiamo parlando di alternativa sicura, quindi probabilmente, come dire, l'assassino sarà il maggiordomo, per cui andrà sicuramente tutto bene, eccetera, eccetera, però c'è di che non dormire sonni tranquilli, perché il Parlamento che si ha iniziato con 101 potrebbe chiudere. Proporzionale. Oh. Come l'alternativa? L'alternativa è la legge Fiano, questo, quella uscita, non la legge Fiano, non la legge uscita dalla consulta. Vorrebbe... È la legge uscita dalla consulta. Non è vero che è proporzionale, al Senato avresti... Sì, vabbè, sì, ma ovviamente parliamo della Camera. Sì, sì, no, un attimo, stava finendo, ma poi, Fiano, poi non è che la stiamo... Perché no? Usando solo come ascoltatore, poi la sua, voglio rassicurare, non c'è bisogno, no, neanche della, il richiamo possibile alla figura, legge sul fascismo, per dire che non è, qui adesso siamo in democrazia, tranquillo, dopo parla lei, stavamo per finire, non ridete ragazzi, sono cose serie. Allora, di nuovo allora la parola a Fiano, che diceva non è vero, no, che tornerebbe il, certo, però alla Camera ci sarebbe una... un sistema consultellum che è proporzionale nazionale. Todos caballeros. Todos deputados. Visto che poi parliamo di Spagna dopo. No, intanto vorrei dire... Prego. Scusate. Poi servirebbe il decreto. Però. Prego. Intanto vorrei dire che ci troveremmo... io ovviamente sono molto più ottimista di voi, ma comunque diciamo che lo scenario sia quello catastrofico. Ci troveremmo in una situazione inedita sotto un profilo giuridico, perché nessuno dei presenti qui davanti a Montecitorio, voi in studio, sa... Che cosa esattamente succederebbe con l'esito delle due sentenze? Ci vorrebbe un decreto? Sarebbe un decreto da convertire in aula? Non ci vorrebbe un decreto? Non lo sappiamo. Qui ci sono esperte quirinalizie, non è certo che cosa succederebbe. Faccio un esempio. Nel consultellum camera, chiamiamolo così, diciamo, quello che rimane dopo la sentenza della Corte, avremmo 100 capilista bloccati, il resto con le preferenze, la soglia 3, ma questo rimarrebbe identico se ci fosse un decreto da convertire in aula, voi lo sapete, io no. Al Senato si corre con le preferenze su collegi regionali, quindi siccome Tommaso L'Abate giustamente riportava,
probabilmente dei pensieri di alcuni che lui ha raccolto, che tutti i giornalisti hanno raccolto in transatlantico, ma questi che hanno riportato quei sentimenti, quei pensieri, quelle prospettive personali, sono di fronte al dubbio di che cosa esattamente succederebbe con le leggi rimanenti dopo la sentenza. Lo dico perché si fa un'equazione troppo semplice nel dire che qualcuno pensa che con questa legge, quella che stiamo provando a approvare, il Rosatellum bis, diciamo, c'è un sistema per cui ci sono dei posti bloccati, mentre con l'altro ci sarebbe un proporzionale con dei posti che si giocano solo le preferenze. Beh, non è esattamente così. Volevo anche dire una cosa sul presidente Napolitano, col quale ieri ho parlato, perché molto cortesemente, prima di far sapere la sua opinione su quel punto della legge, sulle altre cose, mi ha telefonato essendo relatore. Io ho una grandissima stima, affetto e amicizia personale per il presidente, però il punto che ha sollevato sul capo del partito politico, non è vero che il capo del partito politico in questa legge è direttamente il candidato premier, perché come avete descritto tante volte, questa legge darà un risultato che non sappiamo ancora assolutamente, non c'è un premio di maggioranza, quindi non è come nel caso precedente in cui veniva indicato il capo della coalizione, che era una coalizione che col premio di maggioranza poteva candidarsi a governare. Qui non c'è il premio di maggioranza, ci saranno delle coalizioni, si esprime il capo del partito, della forza politica. Là, ho visto che tra l'altro oggi un'agenzia ha fatto il fact checking e ha corretto Pisapia, che ieri sera diceva che si indicava il candidato premier. No, si indica il capo del partito politico. La seconda questione sul voto di fiducia. Ma perché tutte allora le critiche politiche sull'uso del voto non di fiducia l'ha convinto? Non è riuscito a convincere Napolitano quando non è vero, sono di un'opinione diversa. Scusi, lei convincere Napolitano. Convincere Napolitano non è facile, non posso semplice persona, troppo preparato. Ah, ecco, punto. No, voglio dire. Però secondo lei Napolitano, secondo lei Napolitano ha anche, diciamo, ha una valenza politica, cioè si è espresso, un'uscita di quel tipo è un'uscita contro questa legge, lei se l'aspettava, pensa che sia, come dire, anche possa essere una bandiera anche per oppositori o insomma dubbiosi all'interno del Partito Democratico? Scusate, circoscriviamo le cose che ha detto il Presidente Emerito. Di tutta la legge, del testo della legge, ha criticato un punto. Beh, però. Della procedura della legge, oggi ha criticato, legittimamente, in maniera molto autorevole e alta, ha criticato la questione del voto di fiducia. Io ragiono in questi termini. Ho davanti l'immagine di una bilancia, e lo direi anche al Presidente Emerito se fosse qui davanti a me. Su un piatto della bilancia metto: il Paese va a votare con una legge che non sappiamo quale sarebbe, quella che abbiamo descritto prima, i due consultello. Sull'altro piatto della bilancia, la possibilità che una legge elettorale esca dal Parlamento dopo un passaggio in Commissione, una legge che autorevoli costituzionalisti, ai tempi schierati sul no referendum, penso a Unita, penso a Ainis, hanno dichiarato che non gli piace la legge ma non è incostituzionale, e la possibilità che si vada con un voto segreto a decidere che il Parlamento accetta di proporre al Paese questa legge elettorale. Perché? Io comprendo le ragioni delle critiche del Presidente Napolitano, ritengo prevalenti le altre ragioni nell'interesse del Paese. Però Mario Secchi voleva da Fiano una specificazione sul dato più importante, quello per il quale siamo qui non a parlare di Catalogna, ma di legge elettorale. Buonasera, onorevole Fiano. Ma la domanda è molto semplice e secca. Ma perché avete, perché avete messo la fiducia? Ci sono i voti, c'è tutto. Cioè, non capisco, francamente, neanche io. Perché 100 voti segreti, direttore, lei che conosce bene il Parlamento italiano, 120 voti segreti su un progetto di legge che incontra delle resistenze di cui prima anche Tommaso Labate parlava, sono 120 rischi che il Paese vada a votare senza una legge elettorale, e noi abbiamo considerato più forte la necessità di dare al Paese una legge elettorale fatta dal Parlamento e approvata con un voto segreto dal Parlamento. E di concentrare tutti i rischi in una votazione sola, esatto. Non ho sentito perché avete parlato in due. Diceva Mentana se c'è ancora l'ombra dei 101 di Prodi, ma era legato a questo, cioè avete concentrato tutti i rischi in un voto solo. Io sono ottimista, penso che non ci sia quel rischio. Vorrei anche dire che un conto, come noi siamo scottati da un'esperienza recente, direttore, perché noi l'8 giugno di quest'anno, dopo un accordo siglato, e posso dirle che io ho partecipato alla sigla di quell'accordo per il precedente progetto di legge, diciamo, Tedeschellum,
fatto tra Forza Italia, Lega, PD e Movimento 5 Stelle, dopo che in commissione sono stati approvati o bocciati gli emendamenti, su mio parere, e che questi quattro partiti hanno convenuto il testo di legge e gli emendamenti, su un voto segreto, un partito, il Movimento 5 Stelle, ha cambiato un elemento decisivo, sul quale il PD aveva già dichiarato in commissione come si votava e qual era il proprio parere e degli altri partiti dell'accordo. Su un voto segreto quel sistema è cambiato, cioè è fallito. Quindi capirà che c'è un'esperienza che ci dice che non bastano gli accordi, perché vabbè, c'è no. Ovviamente perché i deputati nel segreto dell'urla fanno votare la loro coscienza. Dunque i partiti di opposizione hanno utilizzato uno strumento legittimo, regolamentare, di proporre degli emendamenti che sarebbero andati al voto segreto, un altro strumento regolamentare. Peraltro ricordo che il voto di fiducia è stato sottoposto quattro volte con richiesta di verificarne la correttezza costituzionale ai tribunali italiani, è stato detto che non c'era niente da rilevare, è stato portato direttamente per l'Italicum, per la sentenza che poi ha censurato l'Italicum, la richiesta di verificare che il voto di fiducia sulla legge elettorale fosse costituzionale, e la Corte Costituzionale ha respinto quell'istanza. Quindi stiamo parlando di un'estrema razio, nessuno di noi avrebbe voluto portare al voto di fiducia la legge elettorale, indignato per le parole di Fiano. Domani allora, ce lo troviamo con Pappalardo. No, ma cioè, però io capisco però, tutto. Ci sarà Paola Taverna. Io capisco tutto. Per carità, ne abbiamo viste tante in questi anni. Non faccio certo del moralismo. Però Fiano, diciamoci la verità, a parti invertite, voi oggi avreste gridato al vulnus alla democrazia di fronte a un fatto del genere. Cioè voi avete i voti, perché lo dite, lo avete ammesso, cioè avete 400 voti teorici, mettiamo anche che ci siano un po' di franchi tiratori, io non vedo tutto questo rischio. Avete i voti, avete l'accordo politico fatto, dovevate andare in aula tranquilli e sereni, come avrebbe detto Renzi, e sicuramente non sareste morti, come invece è successo a qualche altro. Allora, cioè, è difficile da spiegare. Anche la sfera di cristallo. Non ho la sfera di cristallo, però ripeto, voi a parti invertite avreste fatto fuoco e fiamme oggi, sareste scesi in piazza voi. Insomma, non è difficile, basta andare a guardare le raccolte delle cose che scriviamo tutti i giorni. Ora, non si sente un po' l'imbarazzo? Cioè, io lo dico perché so che lei è una persona assolutamente specchiata. Vederla difendere con questa ostinazione legittima e assolutamente comprensibile dal punto di vista politico una mossa del genere, che secondo me tra l'altro è un enorme regalo al Movimento 5 Stelle dal punto di vista della campagna elettorale, cioè, non le crea il problema di dire ma stiamo facendo la cosa giusta? Non si interroga lei su questo? No. Ma guardi, direttore, io mi sono interrogato molto, tra l'altro viene sempre citata una mia nota di agenzie due giorni fa in cui io ho detto, io non ne ho mai parlato di voto di fiducia perché ho fatto il mio dovere fino in fondo, in ore e ore di discussione in commissione, pensando di aver portato a Laura un testo che era condiviso. Dopodiché, il fenomeno di cui le parlo è la questione del rischio. E non è un caso che io le abbia citato il cosiddetto Tedeschellum, perché, scusi, parole che lei ha utilizzato per me adesso, per il giugno, per l'8 giugno, perché io in quel caso, guardi, glielo dico parola d'onore, perché io ho collaborato fianco a fianco con Danilo Toninelli nel giugno di quest'anno e con gli altri, Forza Italia e Lega, Ettore Rosato, per arrivare ad un testo condiviso, e so la fatica che abbiamo fatto, perché neanche in quel caso, ovviamente, come è giusto che sia, la legge soddisfava tutti, non soddisfaceva nessuno, era il punto di mediazione. E quindi quella volta, come tutti, non abbiamo posto il voto di fiducia. Volta è successo, è per quello che io lo sto chiedendo. Non è che la voglio difendere. Non era favorevole. Quello che vedo che la sua difesa, cioè, Enrico, sì, lo so, però ho detto questo. Secchi, mi scusi, Secchi. Facciamo poi vi lascio e vi lascio che ho finito. 10 secondi. Ci abbiamo provato col Mattarellum, legge maggioritaria. Sì. Ci abbiamo provato con 50% maggioritario e 50% proporzionale. Ci hanno fatto fallire al voto segreto. Non abbiamo messo il voto di fiducia, ci siamo fidati dell'Aula. Abbiamo provato a fare una legge totalmente proporzionale, è fallita con il voto segreto. Adesso che siamo a poche settimane
da non so quanto, mesi, settimane, dal voto, comunque dallo scioglimento delle Camere, abbiamo un'alternativa secca. Se questa fallisce c'è un danno per il Paese. Abbiamo fatto estrema ratio, una cosa che non si dovrebbe fare normalmente, estrema ratio per non correre il rischio di mandare il Paese allo sbaraglio, perché va considerato quello che io vi sto dicendo, allo sbaraglio, abbiamo deciso di lasciare al Parlamento un voto su cui si possono esprimere le coscienze, il voto finale sulla legge. Però, posso fare un'ultimissima domanda, Emanuele Fiano? Prima di... Prego. La fai tu, giusto? No, era semplicemente questa. Sì, se vuoi no, ma poi, tu dimmi. No, ma per carità. No, per carità, largo alle donne. No, era semplicemente un corollario e... No, era semplicemente il corollario e anche per spostarla un po' dal pressing che faceva Secchi, no, su una questione importante. No, ma la decisione di mettere la fiducia, quindi spingere Gentiloni a mettere la fiducia, a fare una cosa che non voleva fare, è stata una richiesta, perché poi abbiamo sentito Rosato che lo chiedeva, insomma è stata una volontà precisa di Matteo Renzi. Alla quale Gentiloni non poteva dire di no. Lo sventurato rispose. Sapete tutti com'è successo. C'è stata una riunione di maggioranza, dei capigruppo di maggioranza a Montecitorio, che ha deciso, di fronte, dopo aver visto gli emendamenti, la riunione si è svolta l'altra mattina dopo che erano stati consegnati gli emendamenti, facendo i conti di quanti erano i voti, io dico 130, ma qualcuno dice anche di più, segreti che ci sarebbero stati, che sul piatto della bilancia non si potevano correre tutti quei rischi. Oh, Fiano, grazie tante di aver sopportato delle domande non accondiscendenti, ma è così. Ma Fiano è un lottatore. Ci mancherebbe, no? Altro, questa è la democrazia. Esatto. E io, come so vedete... io so, direttore Secchi, che il vostro lavoro di critica è per noi uno stimolo fondamentale. Credo che dovreste anche interpretare non solo il giustissimo pungolo della critica, il fatto di dire che è contraddittorio, che abbiamo avuto paura, anche soppesare di più che cosa sarebbe successo o cosa potrebbe ancora succedere per il Paese nel caso di fallimento di questa legge. Ma la responsabilità non è del governo o della maggioranza, ma del Parlamento. Il problema, semmai, Fiano, non è che l'avete fatto nell'interesse generale. Avete cercato una legge che accontentava alcuni e non altri, e questo è l'interesse di una parte del Parlamento, perché sennò ci raccontiamo una favola, no? Allora uno si prende anche la responsabilità non di questo. Non ho capito. Lei ne parla come se l'alternativa fosse stata... Non ho capito, cosa devo dire di una parte della democrazia? Se non ha capito glielo spiego, stia tranquillo, lo sto spiegando. E se in democrazia... Sì. Sì, so benissimo il principio della maggioranza, in democrazia è sacrosanto, però... Un Parlamento come in questa legislatura ha una storia che conosciamo. Siamo arrivati a 6 mesi dalla fine della legislatura, anche meno. Si decide di porre la fiducia su un testo che va bene a una parte del Parlamento e non a altra parte del Parlamento. Una serie di partiti, si va da Fratelli d'Italia... Come sempre, fino diciamo. Come sempre, sì, soltanto che ci sono delle leggi che vanno come a maggioranza. Come sempre, democrazia. Certo, però ci sono delle leggi che vanno a maggioranza e delle leggi che andrebbero fatte, proprio per la storia di questa legislatura, e con il più ampio apporto possibile. Anche perché noi ricordiamo nel 2006 cosa accadde col Porcellum fatto da una maggioranza alla fine di legislatura. E mi ricordo cosa fu detto da parte dell'allora opposizione, tra cui anche... E voi riguardo a quel porcello. No, scusi, direttore. No, ma mi perdoni, direttore, lei sta facendo l'esempio sbagliato. La maggioranza del 2006 era la maggioranza che sosteneva il governo. La maggioranza del 2017 è la maggioranza che sostiene il governo più due importantissime forze di opposizione, Forza Italia e Lega. Si è cercata e si è trovata, sia in giugno che adesso, una maggioranza trasversale. È sbagliato l'esempio del processo. Si mette il voto segreto. C'è una domanda molto semplice. Io la seguo politicamente, ma lei segue come? A me politicamente, no? Cioè c'è una conseguenzialità, allora non fu non messo il voto segreto, addirittura lì era la maggioranza, come lei ha la bontà di ricordare, ma siccome la maggioranza si presume che abbia la maggioranza, se no si chiamerebbe in un altro modo, non pone il voto segreto, allora il centrodestra
Non pose la fiducia. Io apprezzo molto il suo lapsus, ma lei ha detto non pone il voto segreto. Anch'io penso che le opposizioni non avrebbero dovuto presentare emendamenti per il voto segreto, perché così avremmo potuto discutere fino al voto finale, che comunque rimane segreto. Lei ha fatto un lapsus che è interessante, perché lei voleva dire non avrebbe dovuto porre la fiducia. Però lei ha capito la sostanza. Però è un fatto. Sì, ma la sostanza, io le critiche vostre le capisco, dico solo e invito, ma non è che voglio convincervi, perché io accetto le critiche e ho cercato di rispondere, di mettere sul piatto della bilancia i due rischi. Io capisco cosa dite voi, lo so benissimo che la fiducia su una legge elettorale è l'estremo dell'utile. Faremo lo stesso trattamento anche a Paola Taverna, che dopo la pubblicità prenderà il suo posto. Ma io non sono mica stato trattato male, guardi, io no, ma infatti, lei mi conosce da tempo, io non ho nessun problema a rispondere. Mi resta solo un dubbio, posso permettermi? C'è un ultimo dubbio di Rabatte. Ma proprio una cosa semplicissima, una domanda del passante. Posto che facciamo finta che sia tutto giusto, mettere la fiducia sulle leggi elettorali, eccetera, eccetera. La domanda mia, ma se questa fiducia aiuta a superare molte trappole, molti voti segreti, perché non l'avete messa pure sulla legge che piaceva al 5 Stelle, che piaceva allo stesso fronte che piace adesso, Forza Italia, Lega, PD, eccetera, con l'aggiunta del 5 Stelle? Perché se aveste messo la fiducia anche sul famoso Tedeschellum, avreste fatto contenta una fetta molto più ampia dell'attuale Fiano. Praticamente restava scontento Alfano, che ha pochi deputati ed erano contenti di 5 Stelle. Non è una domanda facile, Fiano, perché quel voto segreto probabilmente l'avreste scavallata. Sì, è una domanda facile, rispondo. Tommaso, tu fai la domanda, fammi rispondere. Sì, prego. È una domanda facile, perché ci siamo fidati a giugno e abbiamo sbagliato. E c'è un'altra conclusione. La risposta è veramente facile così. Posso dire? Fin troppo. Va bene, mediteremo su questa domanda e risposta facile, ma adesso dobbiamo proprio andare in pubblicità, anche perché scalpita idealmente, immagino, dietro la telecamera Paola Taverna del Movimento 5 Stelle. Grazie Fiano, a tra poco. Esatto, idealmente, giustamente. Grazie a voi. Allora, siamo passati dalla maggioranza all'opposizione, dal relatore della legge elettorale a una fiera oppositrice della legge elettorale. Con Alessandra Sardoni c'è Paola Taverna, che praticamente è da questa mattina che infuria in quella piazza, perché l'ho vista in alcune immagini arringare con veemenza la folla, che è stata tantissima anche nel corso della giornata, dei vostri sostenitori che ci saranno anche domani in questa che è una vostra mobilitazione permanente per quella che avete battezzato come un'emergenza nazionale, no? Un'emergenza democratica l'abbiamo battezzata, ma anche io ho avuto il dispiacere di ascoltare una serie di informazioni che l'onorevole Fiano stava dando ai cittadini italiani. Siamo in una piena emergenza democratica, perché sostenere che si va a porre la questione di fiducia sulla legge elettorale fondamentalmente perché non ci si fida di coloro che, appartenendo alla maggioranza, dovrebbero sostenere naturalmente una legge che la maggioranza stessa propone, lei capisce bene che c'è qualcosa che non sta tornando, e oltretutto troviamo veramente riprovevole come stanno proponendo e come stanno a tavolino decidendo quelle che saranno le prossime coalizioni, per le quali noi stiamo consegnando al Paese una legge elettorale che gli permetterà esclusivamente di rivedere al governo coalizioni PD Forza Italia sapientemente giostrate con qualche seggio o con qualche incarico ministeriale alla Lega, che immediatamente si è venduta appena gli hanno consentito di tornare a poter ottenere qualcosa da accordi nelle segrete stanze. Questo parlava di una maggioranza di 400 persone, a parte che oggi i voti di fiducia sono passati con 307 voti, quindi stiamo parlando veramente di... Fiano. No, lo ascoltavo ed è stato sinceramente imbarazzante rimanere ad ascoltare una presa di responsabilità nei confronti del Paese, al quale stiamo consegnando una legge elettorale vergognosa, mistificandola con il fatto che il problema che è stato creato da loro, perché questo me lo faccia dire, l'arroganza del Partito Democratico che ha prodotto un
Italicum incostituzionale, dove si prevedeva la sola elezione della Camera, con la presunzione di sapere già che avrebbero vinto la riforma costituzionale, che fortunatamente non è stato, è quello che ha creato il vulnus importante nel Paese per il quale oggi ci troviamo con due leggi elettorali differenti, una alla Camera e una al Senato, ritoccate oltretutto dalla Consulta, che si potevano comunque omogeneizzare, ma non era quello il risultato che volevano ottenere. Volevano una legge elettorale che potesse ripresentare le famose coalizioni, ognuno con il suo programma, ognuno con il suo capo politico. Però posso farle due obiezioni, diciamo. Una è quella che comunque questa legge elettorale della fiducia, abbiamo già detto, insomma, anche dell'errore, forse dell'errore politico, dell'assist che dà a voi il fatto di aver messo la fiducia, però c'è anche, diciamo, un errore, errori che sono stati fatti dal Movimento 5 Stelle sulla legge elettorale, se si è arrivati a queste condizioni. Mi riferisco per esempio a momenti in cui si poteva approvare il Mattarellum, quando c'è stata una sponda di questo tipo. Non crede che anche lì ci sia stata poi una, soprattutto inizialmente, abbia fatto premio la voglia di sottrarsi? E poi, seconda riflessione, al di là del tema della fiducia, è una legge che comunque una parte dell'opposizione, anche cospicua, la convince, perché la Lega, forse la Lega è l'unica forza blindata, poi come dicevamo prima invece dentro i partiti, però la Lega e anche Forza Italia sembrano approvare questa legge. Se fossero tutti convinti si spiega ancora di meno la necessità di porre il voto di fiducia, se fossero effettivamente tutti convinti e non ricattati come è usuale fare nel Partito Democratico, che si è ricostruito una legge di tutti nominati, perché noi parliamo dei collegi uninominali, ma perché chi è al collegio uninominale, chi lo decide? Lo decide comunque il segretario di partito, così come deciderà i listini bloccati, per cui noi avremo una legge elettorale che darà al Parlamento il 100% dei nominati, quantomeno gli Italicum si erano vergognati, se ne erano messi 100 alla Camera, ma gli altri avevano lasciato la preferenza. Noi abbiamo cercato di assumerci la responsabilità di confrontarci con queste forze politiche che ancora governano il Paese, e lo abbiamo fatto con il tedesco, l'abbiamo fatto proponendo al Paese di applicare quella legge elettorale a tutto il territorio nazionale. E signori, quella legge è stata fatta zompare comunque sempre da loro, perché noi siamo comunque un'opposizione, se non c'erano i voti della maggioranza quella roba non sarebbe passata, quindi se la sono affossata da loro, perché immediatamente dopo c'erano i voti sulle preferenze ed era lì che loro non volevano andare, come hanno fatto in modo e maniera di non aver dato al popolo italiano neanche questa volta la possibilità di esprimere il proprio candidato. Poi ci possiamo raccontare qualunque cosa, questo è il dato di fatto: una legge elettorale vergognosa, con la fiducia, un sistema che non garantisce governabilità, rappresentatività, ma che garantisce esclusivamente che PD, Forza Italia e Lega hanno deciso sin da ora che, come vada, devono andare a governare. Poi voi lei dice è una legge per escludere voi. È una legge per fare eleggere loro, se poi vogliamo dire che esclude noi, è così, nella misura in cui gli italiani, che oggi erano tantissimi in questa piazza, chiamati con un motion, con un video, perché comunque queste sono le nostre possibilità, e hanno risposto in maniera cospicua, tranne che gli italiani non decidano. Senta, ma domani come andrà domani? Presenterete molti ordini del giorno? Ci sarà un ostruzionismo in aula alla Camera? Io sfortunatamente sono sempre stata nell'altro ramo del Parlamento e ho dovuto assistere come spettatrice a tutte le varie fasi delle leggi elettorali. Non so sinceramente quanto interesse abbiamo a far andare ancora avanti questo calvario. Hanno deciso che l'unico voto segreto è l'ultimo della ratifica della legge di qua alla Camera, che di là al Senato non c'è. Li vedremo alla prova dei numeri. D'altronde quello non se lo potevano evitare, perché lo impone il regolamento della Camera. Tutti gli altri se li sono evitati, con l'assurdità oltretutto di chiedere per una legge di natura parlamentare al governo di porre la fiducia, perché le altre volte, signori, la fiducia è stata posta, ma erano iniziative del governo, questa volta è un'iniziativa parlamentare. Quindi credo che veramente lo scempio dello strumento democratico che abbiamo a disposizione, ossia il Parlamento, è stato veramente svilito. Senta, però vabbè, un giudizio a luce ombre, il capo dello Paolo, Stato ha fatto una nota. No, scherzi a parte. Sì, luce ombre. C'è Tommaso Labate che vuole fare. Buonasera.
Buonasera senatrice. No, volevo un po' uscire dal tema della legge, senza rimandare troppo lontano. Voi denunciate un'emergenza democratica con la stessa forza, e lì vi è andata molto bene dal punto di vista elettorale, con cui l'avete fatto nel momento in cui gli italiani sono stati chiamati a votare sul referendum della legge, diciamo, Renzi-Boschi, e lì avete vinto. Però rispetto ai grandi protagonisti di quella partita c'è stato un grande rimescolamento di fronti. Uno dei vertici del Comitato per il No, cioè uno dei vostri beniamini, che è l'ex presidente della Consulta Valerio Nida, ha fatto un'intervista in cui ha detto che praticamente la legge è costituzionale, quindi togliendo dal mazzo moltissime delle carte. Però io volevo chiederle un giudizio su un altro vostro, diciamo, non proprio amico, che è il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, che è stato spesso bersaglio del... Che è senatore come lei, suo compagno, diciamo, di ramo di Parlamento. Volevo chiedere, che effetto vi fa avere Napolitano, comunque ha usato ben altri toni, però si è espresso in maniera molto netta, al vostro fra virgolette fianco nella battaglia contro questa legge elettorale e contro il modo in cui rischia di essere approvata? Volevo chiedere, state rivedendo o rivedrete un pochino il giudizio su di lui, visto che su questa emergenza democratica, come la chiama lei, sta dalla vostra stessa parte? Lei mi consente una battuta, vero? Qualcosa di giusto nella vita ogni tanto bisogna anche farlo. Quindi il presidente Napolitano questa volta ha fatto dei commenti che sono condivisibili, questo non toglie la quantità di critiche ovviamente motivate che sono state mosse al presidente Napolitano dal Movimento 5 Stelle, a partire dall'accettazione della sua seconda investitura, prima volta nella storia della democrazia italiana. Però mi permetta di dire che lo ascolterò in Senato, laddove ha detto che si esprimerà in un discorso nel momento in cui la legge elettorale, sempre nella speranza che qui in realtà venga affossata, ma dovesse disgraziatamente arrivare là in Senato, avremo maniera di argomentare nel caso con più... Se merita, lo applaudirebbe anche. Non è una questione di applaudire. Se si dice una cosa di buon senso, si può condividere, non c'è bisogno dell'applauso né della glorificazione di una persona che forse in tarda età si comincia a render conto che quello che stanno combinando e della quale è per cui lui è in buona parte responsabile, forse ha preso una piega veramente esagerata. Mario Secchi. Sì, no, penso questo, se guardo che cosa è il Rosatellum, che cosa c'è dentro, eccetera, io dico che il capo della forza politica, cioè il fatto che ci sia indicato in fondo ai 5 Stelle va bene, nel senso che l'hanno scelto, c'è Di Maio e quindi quel pezzo di legge lì va bene. È vero che è una legge fatta per fare quello che si chiama inciuccio, avrebbe detto mai troppo compianto Marco Pannella, che molto ci manca. E quindi su questo punto, diciamo, la taverna ha ragione, ma io ho il sospetto, il tremendo sospetto, che in realtà ai 5 Stelle vada benissimo che il Parlamento abbia agito così, perché gli ha dato un argomento formidabile per la campagna elettorale e che dietro, diciamo, questa indignazione vi sia una grande soddisfazione, perché ora hanno l'argomento della campagna elettorale che prima non avevano. Sono troppo paradossale? Dottor Seghi, no, non c'è paradosso laddove l'evidenza dei fatti ha posto il Partito Democratico in una posizione assolutamente difficile da sostenere nei confronti del popolo italiano. Ricordiamoci bene, sia questa battaglia sulla legge elettorale, sia quella sulla riforma costituzionale, il Movimento 5 Stelle l'ha portata avanti non sotto la propria bandiera, ma nel rispetto di quelle che sono delle regole base che non dovrebbero mancare al popolo italiano. Ora, fuori da quello che può tornare comodo a noi, perché a Roma si dice andarono per fregare e rimasero fregati, non so quanto questa legge elettorale poi in realtà al vaglio dell'elettore che si trova questa scheda con 20 partitini, quello pro caccia e quello animalista, quello pro cementificazione e quello pro ambiente, tutti messi insieme al fine di raccattare quei 10-15 voti in più che consentano a Tizio Caio di entrare, perché matematicamente questi già se lo sono deciso, compresa la vergognosa
faccenda di disegnare i collegi tramite una legge delega, neanche farlo passare per il Parlamento. Si sono messi lì proprio veramente, sembra, con la riga e la matita a gestire. Questo è l'articolo che sarà votato domani su quell'articolo 3, con la fiducia di domani. La fiducia. Che le devo dire? Se questo, se tutto questo schifo, mi consenta, permette al popolo italiano di aprire gli occhi e che una volta aperti gli occhi questo si trasformi in un nostro consenso, io non posso essere che felice, anche perché la nostra intenzione è quella di dare al Paese un'immagine, un progetto e una situazione migliore di quella che sta vivendo, quindi che dirle, se hanno fatto un assist e d'altronde la partita ma voi è questa proprio qui, non siete coalizzati nel nostro campo. Solo una battuta rapida, voi proprio pensate di non essere coalizzabili con nessuno? Guardi, io dopo ogni tanto girava il rumors che eravamo vicini alla Lega. L'azione della Lega dimostra quanto distanti noi siamo da qualunque forza politica. Quindi no, assolutamente non credo che ci sia oggi nel panorama politico nessuno che possa meritare da parte veramente come un senso di responsabilità rispetto a quello che abbiamo detto ai cittadini un qualunque tipo di avvicinamento con loro. No, posso fare non potreste andare al governo. Non possiamo andare al governo nella misura in cui non si voglia appoggiare un programma in maniera scevra da interessi di poltrone. Nessuno abbiamo rifiutato di darci un voto. Questo però è un dettaglio molto importante della Posso faccenda. Puoi fare una domanda, ma non è l'ultima, perché anch'io ne volevo fare una. Però falla. No, era soltanto era riprendere la questione, abbiamo parlato del capo dello Stato precedente e non di quello attuale, perché ieri Mattarella ha dato comunque una copertura, diciamo così, nel senso che ha detto questa legge, che la legge elettorale è prioritaria, naturalmente che la fiducia, non ha parlato lui, la fiducia è una questione che riguarda il Parlamento, però insomma, ha ricordato che non è anticostituzionale insomma mettere la fiducia. Allora questo ombrello, questo scudo del Quirinale di oggi, dell'inquilino di oggi, lei come lo vede? Ma io ho letto l'intera dichiarazione e nella dichiarazione il Presidente Mattarella auspicava anche la più ampia condivisione della legge elettorale, quindi voler vedere quelle dichiarazioni come un cappello su un'azione a mio avviso comunque illegittima, che è quella di porre la questione di fiducia, ripeto, su una legge che parte dal Parlamento, che non viene dal governo, per cui anche il sapore della situazione è completamente differente. Spero che venga interpretata in ambo i modi, quindi se loro se la sentono un ombrello, io la vedo più come la speranza che sia veramente una legge condivisa e non un'imposizione dell'arroganza del Partito Democratico. Studio. Ecco, Taverna, secondo me invece, per quello che so, per quello che credo di sapere, la questione della Lega è una questione che un po' vi ha toccato, nel senso che se c'era qualche possibilità, al di là del fatto che tutti possono augurarsi di raggiungere il 40% anche da soli, ma se c'era qualche possibilità più forte di vedere una maggioranza imperniata sui 5 Stelle, un governo Di Maio, veniva dalla possibilità che fosse la Lega a dare i voti, a non essere contraria, a non votare contro. E l'avvicinamento della Lega in funzione legge elettorale a un altro agglomerato di alleanze è per voi un colpo obiettivo. Ma direttore, sinceramente io la Lega vicina non l'ho mai sentita e credo di parlare anche in rappresentanza del Movimento 5 Stelle, è più un artificio giornalistico per il quale ogni tanto ci avete appioppato questa coalizione, ma non è mai esistita e a fronte di quello che sta accadendo non esisterà. E l'indignazione più grande nei confronti della Lega è che è il palese esempio di come i partiti mentono ai propri elettori, perché è un partito che si è sempre voluto distinguere, perché la legalità, perché anche loro la trasparenza, come ha trovato la possibilità per agguantarsi 2-3 seggi in più sicuro, ha detto ciao a tutto e si è fatto l'accordino con Forza Italia e con Alfano, perché questa roba la voterà anche Alfano, che poi Salvini va a dire un governo con Forza Italia, con la Meloni, che poi ancora non si è capito lì chi dei tre canterà per ultimo il abbiamo vinto, comunque questa roba se la sta votando con Renzi e con Alfano, quindi dov'è la coerenza?
Se lo fai una volta e se lo fai per qualcosa che ti torna estremamente comodo, io penso che sei capace di mettere alle spalle quelli che sono gli interessi del paese per guardarti gli affari tuoi. Ma questo è lo stile dei partiti politici italiani. Nulla di nuovo sotto questo sole, proprio nulla. Infine, ultimissimo, breve, poi cambiamo argomento, come dicono nei telegiornali quando devono girare. No, perché effettivamente questa storia della Lega, Enrico, come dire, da oggi non diventerà neanche più un esercizio giornalistico, perché è evidente che nel momento in cui il Movimento 5 Stelle farà salire i toni, su, anche giocando, come diceva prima giustamente Mario Sechi, sulla campagna elettorale contro chiunque abbia votato questa legge, è evidente che dal giorno dopo questo asse sarà, diciamo, sempre più improbabile. Ognuno va per la sua strada, perché poi si vota. Dopo il voto, poi come si dice, non trascurare la campagna elettorale che ha portato a questa legislatura è la campagna elettorale di smacchiamo il giaguaro. Assolutamente. Dopo due mesi c'era il governo PD e Forza Italia. Posso fare invece che l'avvocato del diavolo, il PM del diavolo, se è al contrario, perché secondo me... C'è la separazione delle carriere, quindi. Separazione, quindi si può fare. No, la senatrice Taverna secondo me ha dimenticato probabilmente quello che secondo me è il vero elemento anti 5 Stelle contenuto in questa legge, che è quello che impropriamente noi tutti, giornalisti, abbiamo chiamato il divieto di voto disgiunto. Perché certo. Praticamente che cosa succede? Una volta col Mattarellum noi avevamo due schede a disposizione, una per il maggioritario, cioè quello che si votava l'uninominale, il candidato della coalizione, e una scheda separata che permetteva un voto, diciamo, d'opinione più nazionale. Adesso questa scelta viene impedita perché la seconda scheda viene praticamente strappata, mai stampata, e si vota su una sola scheda. Questo secondo me è l'elemento che più penalizza il Movimento 5 Stelle, perché al contrario degli altri centrodestra, centrosinistra, le formazioni politiche classiche che hanno un'aderenza sul territorio tale da fargli sparargli il missile preferenze proprio nell'uninominale, questo impedisce praticamente a loro di poter avere il dividendo del voto d'opinione di chi dice vabbè, voto Mario Rossi perché il capo del collegio lo conosco, ma devo votarlo anche sul proporzionale, sono obbligato quindi a non dare la preferenza che avrei dato d'opinione al 5 Stelle. E secondo me questo è un aspetto tra i più forse brutti della legge, perché non è proprio il voto disgiunto, è qua si impedisce una legge ammazza, cioè. Questa legge è una norma anti 5 Stelle, quello è proprio la killer adesso application, però non fate gli spin doctor della Taverna, che non ne ha bisogno, cioè. Sembrate. Poi magari a lei va bene, prendono il posto della Lega, no, visto? Era un elemento di Casalino. È un elemento assolutamente fondamentale, non l'avevo trascurato, ma non eravamo entrati nel merito tecnico della votazione. E sì, indubbiamente sfavorisce noi, ma questo era voluto. La cosa che più ci indigna però è che non garantisce all'elettore che esprime il proprio voto la trasparenza di sapere in realtà quel voto come andrà poi distribuito. Perché se tu mi permetti di votare il nome del candidato all'uninominale, dopodiché i voti che ha preso quel candidato verranno ripartiti in proporzione fra tutte le liste in base a quanto hanno preso, io alla fin fine metto la croce su un nome, ma sto dando probabilmente parte di quel voto anche a delle liste ci che forse non avrei sopra, voluto votare. Però parimenti, senta, se lo metto un'aggregazione quasi impossibile, scherzo, quindi, per finire un po' sorridendo ma anche seriamente, un'aggregazione quasi impossibile, siete riusciti a ottenerla per merito dei vostri avversari, che sono riusciti a ricompattare Fico, Di Battista e Di Maio, a rimetterli sullo stesso palco, no? È un'impresa che sembrava impossibile. Non siamo mai stati separati in maniera non conforme a quella che è la critica interna di un movimento, che è bene che si confronti ed è bene che esprima tutte le proprie opinioni. Dopodiché tanto esplicita. Dopodiché ma noi siamo trasparenti. Beh, insomma, chi sull'interno più, del movimento, insomma. Beh, abbiamo... No, siamo stati trasparenti, ad oggi comunque erano tutti sul palco a sancire che questa divisione, se mai ci fosse stata, sicuramente ricompattata in favore di quello che gli italiani ci stanno chiedendo, sia una forza politica vera, trasparente, onesta, che possa dare un'altra visione. Sulla legge elettorale anche con Bersani e la Meloni, allora?
Ah beh, ma loro vediamo un attimino come si comportano in base a quello che gli verrà garantito. Io non ci credo che ci siano dei veri contrasti a questa legge nella misura in cui ognuno non ottenga poi il suo piccolo spazietto. Una grande stima. Non so se avete altre domande. No, benissimo così, perché abbiamo avuto lo stesso identico tempo che è stato riservato a Fiano, e a queste cose ci tengo dall'un punto di vista e dall'altro. Grazie molte a Paola Taverna, grazie anche a Alessandra. Alessandra, ricordo a te e ai telespettatori. Buonasera. Grazie. Ricordo a te, i telespettatori, 4:30 oggi e domani pomeriggio, che cominciamo la volata per arrivare al voto finale con la nostra non stop su questa legge elettorale e soprattutto su quel voto a scrutinio segreto, che è l'ultima incognita forse della legislatura. Grazie. Allora, Mario Secchi, oggi in Italia, ma anche in Spagna, adesso correggiamo il laureo motto, e c'è un elemento, adesso è inutile fare, per passare dall'Italia alla Spagna non c'è bisogno di dire quali sono le cose simili, non ci serve, non ne abbiamo bisogno, ma secondo te c'è un comune denominatore nel fatto che la politica del Novecento non contiene più le spinte che ci sono, no, in una società di oggi, e quindi vengono fuori da tutte le parti, come si vede, la scena politica italiana lo conferma, quella spagnola ancora di più, scappano via da tutte le parti le contraddizioni. Assolutamente sì, l'abbiamo detto l'ultima volta che ci siamo visti qua, quella sera. Ah, eri tu? Sì, sì, eravamo assieme. A crisi la democrazia, cioè c'è un problema di asimmetria di quello che esprime l'elettorato e quelli che sono i sistemi politici o istituzionali. Nel caso della Spagna abbiamo una doppia crisi, una crisi politica evidente, cioè il sistema dei partiti è riuscito a esprimere un governo fragile con Rajoy, parliamoci chiaro, hanno avuto una crisi lunghissima, certo, hanno votato due volte, insomma, una crisi pesantissima, e tuttora non ha la maggioranza, e tuttora non ha la maggioranza, deve, certo, contrattare tutto. L'altro aspetto è la crisi istituzionale, cioè il sistema statale spagnolo ha mostrato la corda con la crisi catalana. Questa è una crisi evidente dei sistemi democratici, diffusa in tutto l'Occidente. Basti pensare che noi abbiamo avuto in Francia l'elezione di Macron, che è un leader senza partito, era, e ancora non lo ha perché non lo ha fatto veramente. Presto non ci sarà più nel leader nel partito, se va avanti così a perdere. Se va avanti così. Perché? Perché è la crisi del governo, no? Poi arriva il governo, non riesce a fare quello che aveva in testa, e negli Stati Uniti abbiamo avuto Trump, che non era un repubblicano e sta governando contro il suo partito, o quello che dovrebbe essere espressione. Quindi è chiaro che c'è un clima generale che noi abbiamo visto in Inghilterra. Per finire, la Brexit sta dimostrando adesso, con una difficile exit e con una semicrisi del governo di Theresa May a Downing Street, che anche lì c'è questo fil rouge. Il voto, cioè la crisi catalana è particolarissima perché poi impatta direttamente sull'Unione Europea. Cioè nell'Unione Europea improvvisamente è sorto un problema che viene discusso in ambito accademico ma molto ristretto, non è mai uscito nel grande pubblico, cioè che cosa succede se una regione che è interna a uno Stato dell'Unione Europea decide di scindersi? Si è presentato improvvisamente il caso catalano, che non è tuttora risolto. Rajoy ha insistito stasera dicendo: applicherò immediatamente l'articolo 155 tra 5 giorni se quelli non ritirano l'indipendenza. Che cos'è l'articolo 155 e cosa succede? Dopo la pubblicità, dopo la pubblicità. Andiamo, vedo già collegati, anzi li saluto subito così li vediamo, da Madrid, in una delle piazze storiche di Madrid, la vediamo, la nostra Flavia Filippi, e davanti proprio al palazzo della Generalitat a Barcellona il nostro inviato Damiano Ficoneri. State lì, e del resto dove andreste di meglio, questo lo dico anche ai telespettatori, 3 minuti. Eccoci ancora qui. Allora, a parlare adesso della crisi di Catalogna. Noi l'abbiamo seguita, come sapete, se ci seguite assiduamente, e sia con la lunga diretta dell'ormai fatidico, storico 1° di ottobre, del referendum punteggiato dalle tante violenze, sia con altri non stop e altri speciali per tutti i passaggi. Ovviamente
primo tra tutti in ordine di importanza di quelli susseguiti al referendum, alla chiamata referendaria, la semiproclamazione dell'indipendenza da parte di Puigdemont. Ora, parliamoci molto chiaramente. La situazione è adesso di una vigilia d'armi ancora travestita da tregua. C'è stata oggi l'ultimatum, entro lunedì mi devi rispondere, di Rajoy, primo ministro spagnolo, a Puigdemont, capo del governo catalano, e poco fa c'è stata la risposta via Twitter di Puigdemont, che ha detto: demane se dialeg e i et responen posante el 155 damunt la tavola, cioè si domanda il dialogo e loro ti rispondono mettendo sul tavolo la pistola fumante dell'articolo 155 della Costituzione, che sostanzialmente è il commissariamento delle regioni che non si comportano bene. Questo è il clima e fa capire che di qui a lunedì forse ci saranno colpi di scena, ma non è una storia che finisce bene, non si torna insieme, ecco, è una coppia, quella tra Rajoy e Puigdemont, che è definitivamente scoppiata. Prima di andare alla sostanza, alla diretta, ai nostri collegamenti con Paola Mascioli, vediamo di ripercorrere velocemente questi 10 giorni che hanno cambiato la Spagna e la Catalogna. Tutto è cominciato il 6 settembre, quando il Parlamento catalano ha approvato una legge sul referendum di autodeterminazione vincolante per l'indipendenza. Rispetto alla consultazione informale voluta dall'ex presidente catalano Artur Mas nel 2014, dichiarata nulla dal Tribunale Costituzionale spagnolo, la legge proposta da Carlos Puigdemont, in caso di vittoria del sì, prevede la dichiarazione unilaterale di indipendenza. Il 7 settembre è iniziato il braccio di ferro tra Madrid e Barcellona. La Suprema Corte spagnola ha sospeso la legge ed è arrivato il divieto a sindaci e funzionari di governo catalani di organizzare il referendum. L'8 settembre Madrid ha ordinato a tutte le forze di polizia della Guardia Civil fino ai locali Mossos de Squadra di sequestrare schede ed urne. Infine, il 20 sono stati arrestati 14 tra politici e funzionari del governo catalano. Quel giorno si è superato il punto di non ritorno. I catalani pro-indipendenza hanno cominciato ad occupare le piazze e le strade. Fuori dalle caserme dove erano trattenuti gli arrestati ci sono stati i primi scontri con la polizia, mentre i Mossos, diventati gli eroi di tutta la Spagna nei giorni dell'attentato di Barcellona, restavano defilati, mostrando quale sarebbe stata la loro posizione nella vicenda dei giorni a venire. Si arriva così al 1 ottobre. In un clima di alta tensione le piazze si cominciano a riempire di giovani mobilitati dal CUP, la sinistra radicale del Parlamento catalano. Le famiglie con i bambini occupano le scuole per evitare lo sgombero al momento dell'apertura dei seggi. La notte passa tranquilla tra canti e musica nell'attesa del giorno che dovrebbe sancire la storica svolta dell'indipendenza. Ma Madrid ha deciso per il pugno duro. È ancora notte quando si muovono lunghe file di auto della polizia. Vanno verso le scuole a sequestrare le urne che gli organizzatori avevano nascosto e le schede che in molti hanno ristampato in casa. I Mossos, che fino a quel momento erano rimasti a guardare, lasciano il campo, applauditi dagli indipendentisti. Le prime ore di quella domenica mostrano al mondo che il governo centrale è disposto a fermare il referendum con la violenza. Arrivano ovunque le immagini degli scontri e delle manganellate girate da professionisti e da testimoni con i cellulari. I social ne sono invasi. Si vedono gli uomini della Guardia Civil picchiare, trascinare, attaccare le donne, gli anziani, chiunque provi a difendere i seggi. L'indignazione monta ovunque. Gli indipendentisti guadagnano simpatie fuori dalla Spagna per la repressione subita da parte della polizia violenta. Il giorno dopo si scoprirà che alcune di quelle immagini sono vecchie, che il ragazzino sanguinante e gli scontri con i pompieri catalani a difesa della popolazione non c'entrano nulla con il 1 ottobre. Monta la polemica, ma oramai quelle immagini fanno parte della narrazione degli indipendentisti ed è troppo tardi per smentirle, anche perché ce ne sono altre, vere, che mostrano che le violenze ci sono state.
quel comportamento sciagurato spinge fuori casa anche coloro che non sono d'accordo, li porta ai seggi per rivendicare il diritto al voto, anche se contrario. Passate le prime ore, però, la consultazione procede senza problemi. Alla fine della giornata, più di 2.300.000 catalani hanno votato. Al 90% dei casi hanno detto sì. Alle urne sono mancati oltre 3 milioni di aventi diritto, ma Puigdemont non se ne cura. Al referendum non serve il quorum. La giornata, cominciata con le violenze, si conclude con la festa di piazza. A complicare una situazione già tesa, la scelta del Barça di giocare la partita di Liga a porte chiuse per evitare altri scontri. La squadra cittadina è il simbolo dell'indipendentismo catalano. Il difensore Gerard Piqué si fa filmare al seggio mentre vota sì. Il team si presenta in campo per il riscaldamento con la maglietta catalana. Il giorno dopo, Piqué arriva all'allenamento della nazionale spagnola in vista della partita di qualificazione per i mondiali. Viene duramente fischiato e contestato. Intanto Madrid comincia a minacciare il ricorso all'articolo 155 della Costituzione, che sospenderebbe il governo regionale, annullando l'autonomia e porterebbe i Mossos de Escuadra sotto il controllo del Ministero dell'Interno. Il 3 ottobre, Re Felipe, che fino a quel momento non aveva detto una parola, tiene il discorso alla nazione. Con la pretensión final de la Generalitat de que sea proclamada ilegalmente la independencia de Cataluña. Le autorità della Catalogna si sono messe ai margini del diritto e della democrazia. Hanno voluto spezzare l'unità della Spagna con una condotta irresponsabile. Il discorso del re è durissimo, non lascia alcuno spiraglio di trattativa. Le piazze catalane lo accolgono con protesta. La sindaca di Barcellona, Ada Colau, che ha votato scheda bianca, lo definisce irresponsabile, indegno di un capo di Stato. Ma da quelle parole esce rafforzato Mariano Rajoy, che nella girandola di consultazioni con i capi dei vari partiti è a rischio di caduta e di elezioni anticipate. Lo sostiene la sua vice, l'intransigente Soraya Sáenz de Santa Maria, che preme per l'applicazione dell'articolo 155. Il 6 ottobre Josep Luis Trapero, capo dei Mossos, arriva al Tribunale di Madrid tra urla e fischi. È indagato per sedizione e rischia fino a 15 anni di carcere. Il giorno degli arresti dei 14 funzionari, i suoi uomini non hanno fatto nulla per disperdere la folla che assediava i luoghi in cui erano stati portati i fermati. Una settimana dopo il voto scende in piazza l'altra Catalogna, quella che si sente spagnola e non vuole la secessione. Sono tra i 350.000 e il milione, a seconda di chi fornisce le cifre, ma sono tanti. Riempiono le strade di Barcellona con le bandiere del regno. Ad arringare la folla c'è anche Mario Vargas Llosa, scrittore peruviano da decenni in Spagna. Ma Carles Puigdemont sembra ignorare che ha votato poco più del 45% degli aventi diritto, che i molti catalani sono contrari, che le banche, le aziende, le casse forti della ricchezza della Catalogna hanno cominciato a lasciare il paese. Rajoy ha fatto approvare un decreto che facilita i trasferimenti in altre regioni del paese. Dall'Europa, nonostante i continui appelli, non arriva alcuna sponda. La Catalogna resta isolata in una lotta che sembra sempre più improba. Fuori dalla Spagna, Barcellona resterebbe fuori dall'euro, perderebbe anche quella ricchezza che è tra le cause della voglia di secessione. Nonostante tutto, Puigdemont va avanti, annuncia il discorso al Parlamento in cui proclamerà l'indipendenza. Si arriva a ieri. Le telecamere di tutto il mondo sono puntate sull'aula di Barcellona. Il discorso è atteso per le 18, ma la sala resta vuota. Il discorso slitta di un'ora, durante la quale si svolgono frenetiche trattative tra i partiti catalani, tra i più realisti che temono la reazione di Madrid e quelli più duri come la sinistra radicale che chiede la proclamazione di indipendenza. Sono presenti non identificati mediatori internazionali, probabilmente inviati da Bruxelles. Tutti sono al lavoro per trovare una via d'uscita. Al sì la indipendenza ha guadagnato unas elecciones per maggioria absoluta. Quando finalmente Puigdemont comincia a parlare, la prende da lontano. Racconta come si è arrivati al 10 ottobre e solo dopo 20 minuti dichiara l'indipendenza per poi sospenderla.
usa una formula che è un capolavoro di ambiguità, che sembra nascere dal bisogno di rispondere ai catalani che in piazza stanno aspettando la secessione e che però deve lasciare uno spiraglio a Madrid, dove gli intransigenti stanno scaldando i motori per una reazione durissima. Tutto è rimandato ad una seduta parlamentare che sancirà l'indipendenza. Non c'è una data, ma c'è spazio per il dialogo. Mariano Rajoy intanto ha lanciato l'ultimatum. Il governo catalano ha 5 giorni di tempo per chiarire il senso di quelle parole. Poi scatterà la procedura dell'articolo 155. La parola fine a questa storia non verrà scritta neanche oggi. Allora, Damiano Figoneri, Barcellona, e le parole di Puigdemont sembrano far capire che in realtà questo dialogo non inizierà mai se non c'è un ulteriore passo da qualche parte. Sembra quella corsa verso l'abisso delle due auto di Gioventù Bruciata, di quel film degli anni 50, in cui vince chi per ultimo si butta prima che la macchina arrivi al burrone. Un po' è così, anche se in effetti ieri sera Puigdemont ha fatto molto per cercare il dialogo. Basta avere un dato semplice: sostanzialmente ha perso la sua maggioranza parlamentare ieri sera, perché oggi la CUP ha fatto sapere che non parteciperà più ai lavori del Parlamento della Catalogna. Ieri la parte più estrema della CUP gli ha dato del traditore, altri hanno detto che ha perso il momento storico che stava passando. E senza la CUP non ha la maggioranza parlamentare, quindi per quella dichiarazione arrivata con un'ora di ritardo dopo tutte quelle discussioni, per quella dichiarazione di indipendenza che non è una dichiarazione di indipendenza, per la quale poi è stato anche abbastanza preso in giro dai parlamentari dell'opposizione dicendo ha sospeso qualcosa che non ha neanche dichiarato, Puigdemont proprio per ricercare il dialogo con Madrid, per ad ogni modo avere una mano tesa nei confronti di Rajoy, oggi però si ritrova in una situazione ancora più difficile di ieri, cioè senza la sua maggioranza parlamentare e con la Spagna che invece risponde con l'inizio della procedura dell'applicazione dell'articolo 155, che poi in ultima analisi non è altro che la sua rimozione dalla guida del governo della Catalogna. Allora vediamo il riscontro da Madrid. Flavia Filippi, il vento è cambiato? Il vento è cambiato, noi siamo in Plaza de Cibeles, abbiamo scelto questa piazza che è la sede del municipio, la sede del comune di Madrid, a 200 metri c'è il Prado, qui una decina di giorni fa hanno marciato migliaia di persone, migliaia di unionisti contro i secessionisti di Catalogna. Siamo venuti qui perché, diciamo così, è una piazza simbolica. Oggi Mariano Rajoy finalmente ha fatto quello che la gente gli chiedeva a furor di popolo. Stamattina ha riunito il Consiglio dei Ministri, dopo 3 ore è venuto in conferenza stampa e ha parlato di questo famoso articolo 155 del quale parliamo ormai da tantissimi giorni. Praticamente ha ordinato con questo requerimento, con questa richiesta che in realtà è un vero e proprio ordine, di Puigdemont entro lunedì prossimo 16 ottobre alle 10 deve dire se davvero ha proclamato l'indipendenza oppure no. In tal caso ha ancora 3 giorni fino a giovedì 19 alle 10 per rettificare. Ma in realtà ormai la strada per l'articolo 155 è stata presa. Mariano Rajoy si sente fortissimo perché dopo giorni di ambiguità delle sue stampelle, ambiguità diciamo più da parte di Pedro Sanchez, perché Albert Rivera di Ciudadanos ha sempre detto che Rajoy era troppo poco interventista, stava fermo, era molto imprudente rimanere così e quindi per un suo interesse anche particolare, essendo catalano, avendo Ciudadanos un grande seguito in Catalogna, chiedeva da tempo di intervenire e di convocare delle elezioni anticipate in Parlamento. Mentre invece Pedro Sanchez ha sempre parlato di dialogo, ha detto ieri fino alle 6 in punto io confiderò nel dialogo, poi invece ieri sera tardi è corso alla Moncloa,
ha parlato con Rajoy e ha detto che avrebbe appoggiato sicuramente una reazione dentro ai confini della Costituzione. Naturalmente avrà tornaconto perché Rajoy gli ha garantito che presto, entro qualche mese, avvierà un processo di riforma costituzionale che interverrà anche sullo statuto della regione autonoma di Catalogna. Allora, torniamo però a Barcellona. È facile da dirsi che Damiano Ficoneri, che adesso si attua l'articolo 155 della Costituzione, commissariare la Catalogna vuol dire lanciare un'altra bomba nel mucchio. Vuol dire sicuramente dare ulteriore credito popolare a Puigdemont, perché evidentemente è una misura vessatoria nei confronti di quella che viene considerata da un secolo come la più importante delle conquiste della Catalogna, cioè il diritto a uno statuto autonomo e all'autogoverno sostanziale. È esattamente così. Perché la maniera più semplice era quella che descriveva Flavia, cioè indire elezioni. Elezioni però che qua sono già state rigettate e non accettate nella maniera più assoluta. Junqueras questa mattina ha detto non se ne parla proprio, che andiamo alle urne. E quindi la rimozione di questi vertici deve essere una rimozione in qualche modo forzosa. Ora, in che modo intendano farla è molto complicato anche pensarlo. Se pensiamo a quanto solamente è accaduto il 20 settembre scorso, quando la Guardia Civile è andata a prendere alcuni funzionari, diciamo, di livello assai inferiore rispetto a Puigdemont e i suoi uomini di governo, ed immediatamente il palazzo dove erano stati presi dalla Guardia Civile è stato circondato. La capacità di mobilitare la piazza è fenomenale, l'abbiamo visto in diverse occasioni, si parla di decine di migliaia di persone che sono comparse in un'oretta, in poche ore, e da lì hanno circondato il palazzo, e la Guardia Civile è rimasta dentro anche con tutta la polemica che poi ne è nata con i Mossos, è rimasta dentro per più di 24 ore in attesa che venisse liberata la piazza, sono state date alle fiamme alcune auto della Guardia Civile. Questo è solo il primo assaggio, quindi la difficoltà di intervenire con una situazione, con una opportunità, diciamo, di poter rimuovere il governo catalano è qualcosa che fa tremare i polsi solo a pensarlo. Si rischia di rivedere in piazza le centinaia di migliaia di persone che sono scese in piazza il giorno il 3 ottobre semplicemente perché nel referendum appunto c'erano stati quegli scontri, e vedere la Guardia Civile colpire le persone al referendum ha fatto scendere in piazza anche persone che erano contrarie a quel referendum, con un bilancio complessivo di persone in piazza di quel giorno si parla addirittura di 700.000 persone, quindi insomma sì, la è una partita ancora scalda, molto fluida e si scalda parecchio. Certo. E Mario Sechi, quello che succede in Spagna non dimentichiamolo mai, va a sfregiare una democrazia che ha 40 anni di vita. Molto giovane. Che è la più giovane, sì, di quelle che, con cui noi ci confrontiamo in Europa. Se eccettuiamo ovviamente la Polonia, i paesi di fresca acquisizione dopo lo scioglimento del patto di Varsavia, appunto. E però la Spagna è un paese che c'è vicino, che c'è amico, abbiamo le nostre responsabilità, nel senso che abbiamo contribuito a far vincere a Franco la guerra civile negli anni 30. Esatto. Insomma, abbiamo il regime non proprio fascista, ecco, non dimentichiamo, l'Italia intendo dire. E è un paese importante, è un paese con cui siamo molto vicini per molti aspetti. Però un paese che ha conosciuto tanti traumi nel suo ritorno alla democrazia e pare non invulnerabile rispetto a queste cose, no, anche perché sta sperimentando quello che nessuno, in realtà solo un paese in Europa, nell'Europa largamente intesa, ha sperimentato qualcosa di simile, l'Ucraina. Ucraina. Con il referendum della Crimea. Sì. No? È l'unica cosa lontanamente paragonabile, ma qui stiamo parlando invece della nostra Europa, se posso permettermi di parlare così, e di un pezzo della nostra Europa, la Catalogna, che ci è sempre stato particolarmente vicino anche dal punto di vista geografico. Ed è impossibile considerare la Catalogna come un corpo estraneo. No, la Crimea confina con la Russia
è là il suo punto d'attrazione. La Scozia è la parte alta delle isole britanniche, ma qui stiamo parlando di una cosa che sta nel cuore dell'Europa per molti aspetti, Barcellona, è inutile che facciamo tutto il solito discorso. Ma come è possibile fermare? Perché l'abbiamo visto, ci sono due ragioni e due torti mescolati. Non ci sono l'aspirazione a questo punto all'indipendenza catalana è lì sul tavolo, non la puoi soltanto umiliare con una fortissima repressione. E d'altronde la tenuta dell'integrità territoriale della Spagna è un altro valore chiarissimo, tant'è che tutti i leader europei poi si accosteranno a questo. Dunque, col sentimento sono molto combattuto, cioè se dovessi ragionare con il cuore ti direi che la Catalogna ha delle ragioni, diciamo così, non tutta però, un pezzo, e quindi se metto invece la ragione dico che la Spagna unita è un valore enorme, come giustamente dicevi tu. Cioè, noi quando immaginiamo la Spagna dobbiamo pensare a un paese gigantesco, con una cultura straordinaria, una lingua parlata, la terza lingua più parlata del mondo, oltre 400 milioni di persone. E perché c'è il cinese? Perché sennò sarebbe la seconda. Se no, era là. La seconda lingua internazionale del mondo. Una capacità di trasformazione dell'immaginario enorme. La cultura spagnola è diffusa in tutto il mondo, cambia gli stili di vita, pensate solo alla musica, eccetera. Quindi, la Spagna colpisce per questo motivo soprattutto. La giovane età della sua democrazia è certamente, l'hai ricordato tu, l'elemento chiave, cioè si capisce benissimo e c'è una missione molto importante data dal fatto che i socialisti e i popolari si stiano mettendo d'accordo per fare la riforma costituzionale. Questo però dimostra che allora i catalani qualche ragione ce l'hanno alla fine. Quindi il disegno costituzionale dello Stato spagnolo va aggiornato. La monarchia, ragazzi, cioè, Felipe non è che ha fatto un discorso di quelli da monarca di tutti, ha fatto un discorso che era il discorso del Palazzo della Moncloa. Il Palazzo della Moncloa è il Palazzo del Governo, fondamentalmente. Non ci faranno un discorso del Re 2, esatto, diciamo, su questo punto. Emerge cosa? In tutta questa storia emerge un'Unione Europea che volutamente si è tenuta fuori. Anche l'altro ieri Macron ha detto è un affare interno della Spagna, e si capisce perché, perché tutti sotto sotto hanno dei problemi di piccole patrie o comunque di tensioni territoriali o di costituzioni, di sistemi statali da sistemare. Pensate, la Francia ha avuto problemi con la Corsica fino all'altro ieri, in Italia non è che non abbiamo la tua regione, la Sardegna tanto per dirne una, che ha dei problemi, la Sicilia in passato anche, altri paesi, appunto hai citato l'Inghilterra con la Scozia. L'Unione Europea si è tenuta completamente fuori. Tenendosi fuori, per paradosso, ha fatto emergere, lo dicevamo prima mentre non eravamo in onda, per paradosso che cosa è emerso? È emerso lo statista che non ti aspetti, e cioè Rajoy. Rajoy con un governo debole, con un'immagine di un bravo politico, ma comunque più simile a un grigio burocrate, diciamo, della politica del Partito Popolare Europeo, invece col pugno duro, con l'idea appunto di difendere la Costituzione, la Spagna unita, e giocando abilmente su tutto questo, oggi emerge come uno statista molto importante. Anche se probabilmente l'artefice di questa situazione, perché se fosse passato, diciamo, fra virgolette, pacchetto Zapatero, non fosse stato ostacolato dal PP, questa situazione non si sarebbe mai arrivata. No, ma certo, ma lì ci sono errori clamorosi. Senza gli errori del Partito Popolare Spagnolo, che a differenza del vecchio governo Zapatero, che aveva confezionato, diciamo, un pacchetto che alla Catalogna sarebbe andato benissimo, senza l'annullamento di quel vecchio pacchetto, questa situazione non sarebbe mai arrivata. Solo completare gli ultimi 30. No, non litigate sul pacchetto, con Tommaso, impossibile. No, voglio solo per completare, per raggiungere alla fine e riprendere la tua domanda sull'Europa, la cosa interessantissima alla fine della fiera di questo percorso, che è chiaramente vinto da Rajoy, comunque questo è chiaro, Puigdemont è all'angolo, diciamo, il secondo round è stato nettamente round è stato vinto dai catalani, il secondo dagli spagnoli. Emerge un'Europa in cui tu hai la Germania che ha preso una botta
la Germania ha perso la sua eccezionalità di paese stabile, parliamoci chiaro, con l'ingresso della destra in Parlamento. Quindi hai la Germania indebolita, la Francia che è in cerca d'autore ancora, ecco che compare la Spagna. E la Spagna, che è stato un paese che ha dato grande stabilità al quadro europeo in questi anni, è stato un fortissimo alleato dei tedeschi, dei francesi di volta in volta, e gli italiani, qui entriamo noi in gioco, come tu citavi, gli italiani hanno sempre cercato di tenere la Spagna ai margini per infilarsi... Ai tempi di Renzi, con Gentiloni le cose sono cambiate. Con Gentiloni le cose sono cambiate, ma Renzi ha fatto di tutto per tenere la Spagna fuori dal gioco. A questo punto Rajoy ha una situazione favorevolissima, perché fortissimo in patria è necessario in Europa, in un'Europa così debole. Quindi questa crisi, che potrebbe sfociare in qualcosa di incredibile, ancora non lo sappiamo, sì, ma secondo me è andata in qualche maniera, rafforza il leader che non ti aspetti. E probabilmente, se fanno la riforma costituzionale, potrebbe perfino sfociare in qualcosa di positivo. Cioè sì, ammodernare la Spagna. Però questo è un discorso che potremmo fare su ogni Stato, se si rafforza o meno. Certo. Quello che forse però ci interessa di più è l'eccezionalità di questa situazione. Ah, no? Allora, dal tuo punto di vista, Tommaso, che sei rispetto a me e a Mario di una generazione successiva, che cosa racconta questa situazione del tutto inedita di una parte d'Europa che vuole andare da sola e non esistono le leggi per farglielo e forse non esistono neanche le leggi per impedirglielo? Guarda, la cosa che secondo me è più evidente non è tanto la crisi dell'Unione Europea o il fatto che comunque questo tipo di faccende vengano considerate a tutti gli effetti faccende domestiche, dentro cui Bruxelles praticamente non ci si può infilare. È abbastanza paradossale. Ma è la cosa paradossale che nel momento in cui si sostiene, anche in parte legittimamente, che l'Unione Europea è in crisi a dispetto del ritorno degli singoli stati nazioni, persino i capi degli Stati-Nazione rispetto a un tema del genere restano lontani. Quindi abbiamo un doppio paradosso, non è solo la Bruxelles, la cattiva, che si occupa soltanto di agricoltura, di quanto pesa il pesce, eccetera, eccetera, ma anche tutti i leader europei, tutti i principali leader europei, alcuni dei quali freschi di investitura, più Macron o meno Merkel larga, sono rimasti lontani da questo vespaio, anche perché il rischio che una situazione del genere, seppur in chiave bonsai, cioè più piccola, si ripercuote presso altre cancellerie, altri stati, è molto ampio. C'è un solo discorso che volevo fare, solo rispetto alla cosa che hai detto tu, Enrico, alla giovinezza della democrazia spagnola, perché questo è un grandissimo tema, ma non dimentichiamo che, al contrario di quanto non accadde per esempio in Italia, dove fu molto forte, nonostante poi Togliatti scelse l'amnistia, il sentimento tra fascisti e antifascisti del giorno dopo, la transizione spagnola da un modello autoritario alla democrazia fu una cosa molto più soft. Quello che rimase... Non c'è stata la guerra. Sì, alla fine. Se alla Mussolini fine. Fosse morto nel suo letto, probabilmente dopo due giorni erano tutti più questo. Naturalmente alla antifascisti. Alla fine però quello che è rimasto non era lo scontro tra franchisti e antifranchisti. Era rimasto nel 76 in poi lo scontro con le autonomie. Non dimentichiamoci che prima di Franco, nel governo della dittatura di Primo de Rivera, ci fu quel famoso ministro che disse quella frase chiave, che fu anche una frase chiave del franchismo sulla Spagna: antes roja che rota, prima comunista, prima rossa e mai rotta, cioè il senso che la sfida delle autonomie, i baschi soprattutto, quelli a cui si riferivano, ma a seguito i catalani, è stata la storia della Spagna negli ultimi 100 anni. Senti, questa storia si presenta. Sì. Ci avviciniamo fra l'altro al film sulla guerra di Spagna. Mi hanno raccontato una cosa meravigliosa. Sì, proprio ce stasera. Ce la raccontiamo, chiacchieriamo durante. Va bene. No, ma tra poco, perché c'è un altro aspetto, perché noi ne abbiamo parlato, ma l'unico precedente, l'unico riferimento che è stato fatto anche dai nostri inviati in questi giorni è quello del 23 febbraio. Che cos'è il 23 febbraio? È una data che a noi non dice niente, ma per la Spagna è una data simbolo fortissimo. Il tentato golpe del tenente colonnello Tejero. Tra poco. Tejero.
Allora, eccoci alla parte finale, ma forse è quella più appassionata, non so se è più appassionante, lo giudicherete voi, di questo nostro speciale, a cui farà seguito il film di Ken Loach, Terra e Libertà, che racconta una storia che affonda le sue radici proprio nella guerra di Spagna. La guerra di Spagna negli anni 30 è stata la prova generale, questo l'hanno sempre detto tutti gli storici, della Seconda Guerra Mondiale, ma è stato l'unico conflitto, l'unica guerra civile che ha messo gli uni contro gli altri tutti i movimenti politici del Novecento, dagli anarchici ai socialisti, ai comunisti trotskisti, i comunisti stalinisti, i fascisti, i nazisti, i repubblicani, i liberali, tutti contemporaneamente insieme, e si sono viste, purtroppo si è assistito a una carneficina, anticlericali contro il clero, che era fortissimo in Spagna, e in molti, immagino, avranno ripreso i testi dal classico Thomas a tutti gli altri sulla guerra civile spagnola, perché ha dimostrato come in quel paese passionale tutto fosse possibile, ma soprattutto la legge è del più forte, che in Spagna sono sempre stati anche i militari. E quello che abbiamo visto, del resto, nella Spagna diventata democratica dopo la morte di Franco, non dimentichiamo mai, perché questo è un fatto importante, la dittatura in Spagna è finita con la morte del dittatore, dopodiché quasi immediatamente la Spagna è entrata nel novero delle nazioni democratiche d'Europa, ma pochi anni dopo, non era neanche un quinquennio dalla fine del franchismo, e ci fu un episodio che ha segnato e continua a segnare la memoria storica della Spagna stessa. Era il 23 febbraio del 1981. Un grande libro di Cercas ce lo ha raccontato ancora negli ultimi tempi, ancora negli ultimi anni. Qui ce lo racconta la nostra Francesca Fanuela. La Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta, es un Guardia Civil, está apuntando con la pistola. Entran más policías. Está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola. Comincia così, in diretta radiofonica, quello che passerà la storia come l'intento golpe d'estado 23F, ovvero il golpe Tejero. Sono le 18:23 minuti del 23 febbraio dell'81. Il Parlamento di Spagna, da poco tornata alla democrazia, sta votando l'investitura del governo Calvo Sotelo, subentrato al dimissionario Adolfo Suárez. Ma quando tocca al deputato socialista Manuel Núñez Encavo esprimere il suo voto, il tenente colonnello Antonio Tejero, già condannato a 7 mesi per un precedente tentativo di golpe nel 79, comincia la sua scalata al potere istituzionale. Entra in aula armato, con il tricorno laccato in testa e con poche parole gela i parlamentari. Todo el mundo quieto, grida, restate calmi, silenzio, al suelo, a terra. Tutti restano immobili, solo un uomo reagisce, è il vice premier Manuel Gutiérrez Mejado, che ha sulle spalle ha 71 anni ma anche una lunga carriera militare nell'esercito franchista che lo ha reso generale. Per questo osa sfidare le minacce dei mitra e delle pistole, ma i militari, al seguito di Tejero, lo bloccano, lo strattonano, poi cominciano a sparare. Il golpe è ufficialmente cominciato. Negli istanti che sembrano eterni che seguono, tutti i deputati si buttano a terra, si nascondono, tranne 3 uomini. Adolfo Suárez, il capo di governo dimissionario, Gutiérrez Mejado e Santiago Carrillo, il gran capo del Partito Comunista da pochissimi anni legalizzato. Proprio loro 3, insieme con i leader del PSOE, Felipe González e Alfonso Guerra, e al ministro della difesa, Agustín Rodríguez, saranno accompagnati fuori dall'emiciclo, e a loro, qualche ora dopo, si aggiungerà anche Manuel Fraga, ex ministro franchista e fondatore di quell'alleanza popolare che ha dato poi vita all'attuale Partito Popolare. Il paese si ferma, terrorizzato, perché non è chiaro cosa stia accadendo e soprattutto cosa succederà nelle ore successive. Arrivano notizie di altri spezzoni dell'esercito che si stanno sollevando in varie parti della Spagna, e l'incubo che attraversa il paese è di risvegliarsi di nuovo sotto un autoritarismo militare.
ma la svolta arriva prima del previsto. Durante la notte, in uno storico messaggio televisivo, il giovane re Juan Carlos prende posizione netta contro i golpisti. La corona, simbolo della continuità e dell'unità della patria, spiega con tono grave il re, non può tollerare in alcun modo delle azioni o dei comportamenti che pretendano di interrompere con la forza il processo democratico fissato dalla Costituzione, approvata dal popolo spagnolo. È il segnale. Gli spagnoli, vedendo in TV il re libero e alla guida del paese, capiscono che il colpo di Stato è destinato a fallire. E infatti, poche ore dopo, il tentativo di Tejero naufraga. Il tenente colonnello firma la resa, il celebre patto del Capò, assumendosi tutta la responsabilità di quanto accaduto, a patto che non venga ripreso il momento del suo arresto e che le guardie a lui fedeli non siano condannate. A mezzogiorno del 24 febbraio i deputati liberati escono dalla Camera dopo 18 ore di sequestro e a loro si uniscono i 7 leader che erano stati fatti uscire dall'aula ed erano stati posti sotto stretta sorveglianza in un'altra sala. Sono tutti vivi e in perfetta salute, i golpisti arrestati. Solo con il passare degli anni si farà però maggiore chiarezza su quelle 18 ore di terrore. Si scoprirà che al fianco di Tejero, a sostenerlo nei momenti più difficili, c'era quest'uomo, Juan García Carres, sindacalista franchista, considerato una delle menti della mattanza di Atocha del 77, una delle più atroci stragi dell'estrema destra del periodo di transizione post-franchista. Mentre l'ideatore del golpe che avrebbe dovuto mettere fine alla giovane democrazia spagnola era stato l'ex tenente generale Jaime Milán del Bosch. Un golpe fallito grazie certamente alla fermezza del re, anche se il comportamento dei 4 uomini politici che si ribellano nell'aula a Tejero, che resterà per sempre l'emblema di una Spagna che rifiuta l'autoritarismo. 4 leader fino allora avversari, anzi veri nemici, un comunista, un centrista, un ex militare e un post-franchista, che per una volta il 23 febbraio 1981 furono uniti e insieme vincitori. È una pagina storica vicinissima, ma che molti probabilmente ignorano o hanno dimenticato. E voglio chiedere al nostro Fico Neri, hai trovato la traccia del ricordo di questo nel racconto di oggi della Catalogna e della Spagna? In parte sì, l'ho trovata, diciamo, un po' nel racconto di oggi, ma a rovescio in qualche modo nel discorso del re. Non è stato, diciamo, altrettanto efficace, non lo è stato per diversi motivi. Il primo fra tutti è che quel re si rivolgeva ad un pubblico e ad un gruppo di persone che lo seguivano, cioè si rivolgeva ai militari, si rivolgeva a una certa Spagna che diciamo di destra, e mentre questi sono persone che vorrebbero creare uno Stato autonomo e soprattutto vorrebbero anche distaccarsi dalla corona, come ripetono sempre, repubblicano. Quindi il messaggio che il re ha mandato è stato sostanzialmente unilaterale e non accettato qui, e questo ha fatto in modo che ci fosse un ulteriore ostacolo sulla via del dialogo. Sì, ricordiamo ai nostri telespettatori ovviamente che quel re che parlava nell'81 era stato 4 anni prima il garante del patto della Moncloa, il patto tra proprio Suarez, che era, come dire, più continuista rispetto al passato regime, Felipe González e Santiago Carrillo, il patto che rimetteva in piedi sostanzialmente una sorta di asse democratico e sotto proprio la guida della corona di re Juan Carlos. Qui il figlio, Felipe VI, si è trovato in una situazione molto diversa, in cui non c'era un nemico, o era molto pericoloso indicare Puigdemont e la giunta catalana come il nemico comune. E a Madrid, Flavia Filippi, hai trovato le tracce? A Madrid sì. Del re? Del re se ne immagino, le tracce di quel no, che... No, perché domani... Sì, lo sappiamo benissimo. Domani è il 12 ottobre, è quello che noi ricordiamo sul Mar Azzurro, tre caravelle, eccetera, eccetera. È l'anniversario della scoperta dell'America, che per noi è Cristoforo Colombo. Per loro è la più grande conquista mai fatta dalla Spagna
lo sappiamo, Isabella, Ferdinando, insomma un pochino. Infatti qui siamo andati a scuola anche noi, ci è toccato. Grandi celebrazioni. Meraviglioso questo teatrino. No, volevo dire che domani il re... Prego. Il re e Rajoy domani saranno insieme in questa tribuna d'onore che è stata montata di fianco allo stadio, a Santiago Bernabéu. Ci saranno esibizioni aeree, parate militari, tutte le alte cariche civili e militari, insomma una cosa importante, ma soprattutto comincia alle 11. Alle 13.15 c'è un ricevimento alla Zarzuela nel Palazzo Reale, con Felipe e il re. Noi non siamo stati invitati perché hanno invitato soltanto i giornalisti che seguono la Casa Reale e i giornalisti che ha richiesto Felipe VI, però si sa che è abitudine che il Presidente del Governo dopo questo ricevimento si ferma a parlare con i giornalisti, quindi speriamo di sapere qualcosa di utile, insomma, diciamo nel pomeriggio. Va bene, grazie, grazie Flavia, grazie anche a Damiano Ficoneri. E voglio dirvi una cosa che non c'entra niente, perché una notizia di poco fa è stata diffusa dal quotidiano A Folha di Rio de Janeiro. Il presidente brasiliano Temer ha revocato lo status di rifugiato a Cesare Battisti, che a questo punto, se il Tribunale Costituzionale non darà ancora, non considera ancora l'habeas corpus a Battisti, è passibile di espulsione e estradizione verso l'Italia. Quindi probabilmente con la revoca dell'asilo politico Battisti può essere consegnato alla giustizia italiana, che come ricordiamo lo ha condannato con sentenza passata in giudicato per omicidi compiuti durante il periodo degli anni di piombo in cui Cesare Battisti militava in un gruppo terroristico comunista. Quindi è possibile con questa notizia che la lunga fuga dalla giustizia italiana di Cesare Battisti si concluda. Noi stiamo per concludere invece la nostra trasmissione. Dopo di noi, lo dicevo, c'è Terra Libertà, un film di Ken Loach che ci riporta a quel periodo in cui contemporaneamente in Spagna agivano forze che erano tutte radicatissime in ideologie, modi di concepire la vita associativa, di sperare in un futuro diverso attraverso appunto un'ideologia che prometteva l'eguaglianza oppure uno Stato sovrano più forte o il comunismo trotskista. Andò a maturazione tutto contemporaneamente negli anni 30 in quella che è stata considerata forse la più terribile guerra civile del Novecento, e senz'altro per molti aspetti la è stata. Questo per ricordarci anche che cosa ha alle sue spalle quella Spagna che oggi raccontiamo nella sfida tra Madrid e Barcellona, che noi abbiamo più conosciuto in tempi di pace e sui campi di calcio, il terreno del cosiddetto classico, ma c'è qualcosa di più classico, quella cosa terribile che porta con sé le immagini, i ricordi, anche i capolavori come Guernica di Picasso, che ci ricordano quanto feroce fu quella guerra civile, che fu anche macchiata dal volo degli Junker tedeschi, dei nazisti, che furono proprio i protagonisti nel cielo della Spagna di bombardamenti ferocissimi. Ma c'erano anche le truppe italiane inviate da Mussolini, i soldati che combatterono a fianco degli insorti di Franco, appunto, che volevano deporre, che volevano distruggere l'avventura della Repubblica, la Repubblica Democratica di Spagna, che era orientata verso sinistra. Insomma, un racconto che sta nella storia e anche però nel DNA della Spagna, e che fa capire anche perché di fatto questo film di Ken Loach è la riproposizione, è chiaramente ispirato a un libro di quello che è stato il più grande forse degli scrittori antitotalitari, George Orwell, quello della Fattoria degli animali, tanto per intenderci, e quello che inventò anche l'idea del Grande Fratello con 1984. Lui scrisse il non dimenticato omaggio alla Catalogna, si chiamava proprio Omaggio alla Catalogna. Al film vi lascio, vi ringrazio di aver seguito
questo nostro speciale. Ringrazio ovviamente non solo perché li ho davanti a me Tommaso Labate e Mario Secchi. Grazie a voi. Ringrazio da Barcellona Damiano Ficoneri, ringrazio Flavia Filippi che non so cosa grazie, stesse per dire. Grazie, grazie anche a Flavia. No, niente, niente. Grazie. Grazie anche alle nostre Francesca Fanuele e Paola Mascioli che hanno operato facendo quei bei reportage che avete visto, e ringrazio soprattutto voi che avete seguito fino adesso la nostra trasmissione. Vi lascio al film di Ken Loach.